Wright. Otto cambio difensivo di Melli, Machiura riceve in angolo, si alza e spara e continua a segnare Tortona, partenza 8-0 per i piemontesi. La capolista del campionato, allora cerca di approfittarne invece dall'altra parte la Bertramioz con Sanders, Dom, l'alto basso con Kane che riesce a tagliare fuori l'avversario col corpo e allora quel parziale iniziale diventa di 12-0. Prova a giocare pick and roll con Heinz e con i giocatori di maggiore esperienza Milano, che è quello che alla fine è il primo vero canestro della partita. Mortellaro per Machiura, vuole ancora provocare i cambi difensivi di Tortona, Machiura vuole attaccare invece Biliga, addirittura il tiro in piroetta, questa non so te Menego, ma io non l'avevo mai vista. Riesce a chiudere, spingere bene la palla verso il tabellone, c'è comunque Melli lì che fa buona guardia, che passaggio da parte di Grant, bravo a arrivare in quella posizione, poi dal convergere battuto a terra Melli. Milano sul meno 9 quando siamo quasi a metà di questo secondo periodo. Wright, palleggio, arresto e tripla, torna a segnare dopo tanto tempo dall'arco il Bertone. E adesso sono i tifosi di Milano che provano a farsi sentire in questo momento positivo per l'Olimpia. Alviti restituisce a Devon Hall, poi prova a tagliare ma non riceve il pallone. Hall ci prova da tre, wow. Subisce anche il fallo, potenziale gioco da 4 punti per Devon Hall. Blocco di Heinz, forse in movimento, lasciano correre gli arbitri. Hall da tre sulla sirena, completata la rimonta dopo essere stata sotto anche di 15 lunghezze come già era accaduto nel primo quarto. Kane, grande passaggio sul backboard di Machiura, rovesciata no look al vetro, sorpasso Tortona. Rotamento di Bentil per Rodriguez, passa dietro il suo difensore, questo non te lo puoi permettere col ciaccio che però sbaglia la tripla, ma continua la sua eccellente prova a rimbalzo Bentil. Melli che sta facendo un grande lavoro a rimbalzo in questa stagione, ha anche ritoccato il suo nuovo massimo in carriera nella partita giocata qui contro Brescia qualche settimana fa, e il giocatore che meno in assoluto la possibilità che gli è davanti di ostacolarlo, di saltare o quantomeno di stopparlo, tira con una naturalezza fantastica. Bentil dall'angolo per il sorpasso, ma anche il tiro da tre nella sua faretra tecnica. Secondo ferro per Milano oltre a Trichel, è pronto a tornare anche Kyle Hines, mentre Rodriguez si prende la tripla, era 0 su 4 dal campo. Tanto Tortona ha già esaurito il bonus con ancora 6 minuti e 40 da giocare in questo quarto quarto. Hall prova ad attaccare, scarico in angolo per Rodriguez con metri, tiro sbagliato, tap out di Hines, e continuano allora i rimbalzi offensivi a essere un fattore per Milano. Kell dall'angolo, altro tiro a tre, altro errore, altro rimbalzo offensivo, stavolta esegue Devon Hall. Sono 10 possessi in più giocati dall'Olimpia, mentre Figlioi alla fine si sblocca, era 1 su 10 dal campo. La stagione viaggia al 37,5% e al 25 invece in questa partita. Bentil ancora da quell'angolo sulla sirena, ancora il potenziale MVP, ancora Ben Bentil. Ultimi 100 secondi, Rodriguez si fa dare il pallone da Bentil. Lui è rimasto McDonald, vuole attaccare Rodriguez, arriva anche l'aiuto di Figlioi. Lo spagnolo riceve sull'arco, si alza e spara, scrivete tre e forse scrivete anche vittoria per l'Armani Exchange. Applausi a scena aperta per Tortona che ha giocato una grande partita. Milano ha dovuto sudare più del previsto per portarla a casa.